Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Oggi parliamo di Temtem. Voglio iniziare a parlarne ma non sapevo quando, e visto che su Monster Hunter World è uscito il nuovo mostro e sto pensando a tutti i video che devo fare, ho deciso di intraprendere la strada Temtem con molta calma, visto che è un early access, ma comunque di intraprenderla. Temtem cos'è e perché è così spacco opinione? Iniziamo con lo spiegare che Temtem è un gioco della casa Crema, ispirato notevolmente dal lavoro di Pokémon. Il concetto è lo stesso, parliamoci chiaro, fuori dai denti. Dopo 170 ore di gioco, io ancora i Temtem li chiamo Pokémon. Eppure, finiscono qua le somiglianze con Pokémon. Infatti, fin da subito, si capisce che è un gioco basato notevolmente sul competitivo e sulla cooperazione. Essendo un MMO, e dalle prime battute si capisce la complessità di quello che, se si vuole passare al professionismo in battaglia, si dovrà sudare. Sudare perché i Temtem, come i Pokémon, sono suddivisi in categorie definite dalla loro natura, ma a differenza di Pokémon, pur avendo più nature, possono imparare anche 4 tipi di mosse di nature differenti, andando a sconvolgere completamente quello che è la base di quel tipo di Temtem. Complicare il tutto, si gioca in campo con 2 Temtem alla volta, e le battaglie sono quindi 2 vs 2. Questo significa attenzione doppia e doppio sforzo per crearsi un team vincente. I detrattori di Pokémon additano Temtem come una copia mal riuscita, ma dopo tante ore passate su questo titolo posso garantirvi che è Pokémon la versione mal riuscita di Temtem. Tralascio i 1000 aspetti differenti perché non voglio spoilerare nulla per quel che riguarda il gameplay attuale. L'unica cosa che vi posso dire è che comprare una chiave a 20 euro sono soldi ben spesi. Anzi, se volete comprare Temtem, vi lascio il link in descrizione per la chiave di Instant Gaming. Passo subito a dirvi che questo è un early access, il gioco finito uscirà nel 2021, quindi a un anno da questo video sarà sicuramente parecchio differente. Iniziamo col dire che attualmente ci sono 80 Temtem, non tutti catturabili, su un totale di 161 o più che arriveranno all'uscita. Il gioco attualmente ha 3 isole, su cui bisogna spostarsi al pari delle 7. Sono 6 isole principali e un'isola di endgame, che avrà il gioco all'uscita. Ma, e dico ma, cosa avrà in definitiva il gioco al suo vero lancio? A parte i 161 Temtem, o più comunque, e le 7 isole, ci saranno Ranked e Matchmaking. Questo significa che potrete fare le competitive. L'Auction and Trading House, questo significa che avrà un mercato all'interno direttamente il gioco stesso. Attualmente il mercato è esterno, fatto da forum, ma ci sarà alla fine, in definitiva, all'interno del gioco stesso. I Dojo e i Clan, e qua vi invito al Dojo Italia, dove sono pure io dentro. Sono ragazzi gentilissimi, vi aiutano sempre, vi lascio il Discord in descrizione. La possibilità di costruirsi una casa, un arcade bar, 3 Temtem mitici ovviamente, tornei in game e ovviamente tutti gli achievement e le carte di Steam. Quindi, che dire, pare proprio che Temtem voglia partire col piede giusto e come sempre io sarò qua a portarvi news e guide su questo nuovo titolo. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.